È stato il mondo del lavoro, con tutte le infinite sfumature di una crisi che anche a Torino si fa sentire, il punto di partenza del viaggio di Papa Francesco nel capoluogo piemontese, in quello che è stato uno storico polo di attrazione lavorativa. Il saluto di un'operaia, di un agricoltore, di un imprenditore hanno offerto al pontefice la misura dell'angoscia di quanti non riescono ad arrivare alla fine del mese e di quanti si sentono soli e non tutelati nelle logiche fredde della finanza e dell'economia. Nella piazzetta reale, davanti a migliaia di persone giunte sin dalle prime ore del mattino, Papa Bergoglio ha detto no a un'economia dello scarto, auspicando una solidarietà generazionale, no all'idolatria del denaro che costringe tanta gente alla fame, no alla corruzione tanto diffusa da sembrare un atteggiamento. Proteggendo la ricchezza inestimabile della famiglia, Torino è dunque chiamata a costruire un'identità nuova e adeguata ai tempi e alle esigenze del territorio, ricordando che l'immigrazione aumenta la competizione, ma i migranti non vanno colpevolizzati perché essi sono vittime dell'iniquità di un'economia che scarta e delle guerre. In questa situazione, che non è solo torinese, italiana, è globale, è complessa, non si può solo aspettare la ripresa. Aspettiamo la ripresa. Il lavoro è fondamentale, lo dichiara fin dall'inizio la Costituzione italiana. Ed è necessario che l'intera società, in tutte le sue componenti, collabori. Per esso ci sia per tutti e sia un lavoro degno dell'uomo e della donna. Questo richiede un modello economico che non sia organizzato in funzione del capitale e della produzione, ma piuttosto in funzione del bene comune.